Daydreamer puntata 125 un grado parte lunedì 22 febbraio 2021. Nell'episodio 125 Sanem ha presentato il suo libro e adesso può finalmente rientrare alla tenuta. Più tardi, nella stessa sera, Muzaffer e Ceisi comunicano a Sanem di aver fatto un importante acquisto con i soldi del suo successo letterario, hanno comprato i diritti del marchio Fikri Arika. Poco dopo è convocata anche Deren che, con estremo stupore, apprende che i nuovi proprietari dell'agenzia adesso sono Ceisi, Muzaffer e Sanem. Daydreamer puntata 125 2 gradi parte martedì 23 febbraio 2021. Più tardi il signor Aziz spiega a Remide le ragioni della vendita dell'agenzia, dopo si dirigono insieme verso la tenuta per vedere cosa succede. Solo a quel punto scoprono che Sanem è diventata per davvero la proprietaria di Fikri Arika, e non lo sapeva nemmeno. Daydreamer puntata 126 un grado parte mercoledì 24 febbraio 2021. Anche Ken, suo malgrado, si ritrova presso la tenuta di Sanem dove ha incontrato il padre Aziz. Nel frattempo Leila e Emre, proprio mentre si trovano a pranzo con una coppia di amici, ricevono una telefonata dai rispettivi fratello e sorella dai quali scoprono che Aziz ha deciso di fermarsi nella tenuta dopo aver avuto un malore. Più tardi Sanem incontra sua sorella e con lei si lamenta del comportamento freddo e distaccato di Ken. Anche Ken si lamenta dello stesso distacco di Sanem con Emre. Daydreamer puntata 126 2 gradi parte giovedì 25 febbraio 2021. Più tardi la signora Remide chiede a Ceisi di mantenere il segreto sul finto malore di Aziz. Questo scatena poco dopo un nuovo attacco di panico nel ragazzo. Nel frattempo Emre e Leila decidono di raccontare alle rispettive madri quanto sta accadendo alla tenuta. Entrambe, anche se per motivi differenti, non si trovano d'accordo con la situazione e quindi decidono di interferire con le vite dei loro figli. In seguito scopriamo che anche Aziz, Ceisi e Deren escogitano un piano per non far ripartire Ken, e sembrano anche riuscirci. Daydreamer puntata 127 un grado parte venerdì 26 febbraio 2021. Nell'episodio 127 ci accorgiamo che Igit inizia a stancarsi di dover mentire. Il ragazzo non vuole più fingersi invalido, ma Uma lo persuade a continuare la messa in scena in modo da far crollare psicologicamente Sanem spingendola tra le sue braccia. Scopriamo nel frattempo che Aziz ha un piacevole incontro con il suo primo amore. Lei è Miriban, la proprietaria del terreno dove attualmente Sanem e Denis vivono. Un rovinoso incidente d'auto sarà l'ultimo ostacolo che Ken Divit e Sanem Aiden dovranno superare per stare insieme. Al termine dello stesso, il bel fotografo perderà infatti la memoria, cosa che spingerà la nostra protagonista a lottare per salvaguardare il suo amore. Scopriamo quindi insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Daydreamer Le ali del sogno. Tutto questo, dunque, a che cosa porterà? Ad esempio, Sanem non vorrà arrendersi all'idea di essere stata dimenticata per sempre da Ken e, con i tanti soldi che riceverà dalla vendita del patentino per produrre le sue creme, riacquisterà i locali della fallita Fikri Arika, nella speranza che il Divit, riassumendone il controllo con il benestare di papà Aziz, possa far riaffiorare in lui il ricordo della liaison che hanno vissuto. Tra tentativi più o meno strampalati, dove Sanem non potrà fare a meno di litigare con la sua voce interiore, alla presenza dell'uomo, qualcosa comincerà a smuoversi in Ken nel momento in cui la donna lo porterà nei pressi del mare dove, oltre a litigare in diverse occasioni, hanno suggellato le loro promesse d'amore. Il Divit avrà infatti un breve flashback di un suo litigio con Sanem, ma almeno per ora preferirà non rivelarle nulla, in primis per non rischiare di darle false aspettative. Ken non riesce a fidarsi di Uma. Tuttavia, l'amnesia di Ken farà preoccupare anche mamma Uma, visto che il giovane non ricorderà di essersi rappacificato con lei e continuerà a rinfacciarle di aver preferito a lui il rapporto col fratello minore Emre. Insomma, a poche puntate dalla conclusione delle telenovela, tutto apparirà piuttosto fumoso nel